I posti letto Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta, perché siccome ovviamente il personale è limitato, per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali. Lo ha detto il presidente De Luca ieri mattina a Napoli durante la sua visita al Covid Residence presso l'ospedale del Mare. I posti Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta. Perché siccome ovviamente il personale è limitato, per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali, e questo è il lavoro che si sta facendo. A mano che abbiamo la crescita di domanda e a mano che si riducono attività non essenziali, noi apriamo i posti letto. Una bellissima struttura di circa 200 posti destinati a pazienti positivi al Covid ma asintomatici, quindi che non hanno la possibilità di andare a casa, non hanno magari familiari e che quindi possono essere ospitati qui per il periodo della quarantena, per i 14 giorni o 10 giorni secondo le ultime disposizioni del Ministero della Salute. È un Covid residence di grande qualità, di assoluta eccellenza. Abbiamo un'intera palazzina di 4 piani che sarà destinata per i pazienti Covid. Questi sono 200 posti letto per pazienti Covid, altro che esauriti i posti letto.